avevamo qua detto che io fossi detto che ero da voi, ma se loro sanno che camminiamo. A Rogliano il secondo incrocio. Il treno regionale 6, Soveria Mannelli-Cosenza, effettuato con una composizione M2-200MV e un rimorchio RA1000. Qui il nostro treno cambia numero, diventa il 503. Sui 110 km fra Cosenza e Catanzaro Lido fervono lavori di ammodernamento e adeguamento tecnologico. Progressivamente entrerà in funzione il sistema di controllo del traffico tramite DCO, con sede a Catanzaro Città, che dal 2005 ha gestito la tratta fino a Soveria Mannelli. I numerosi impianti funzionano apparati centrali di tipo Max Judel o Servetaz Basevi, risalenti alla fine degli anni 20. All'esterno del fabbricato viaggiatori di queste stazioni troviamo il banco di comando, dal quale, agendo su leve collegate a un sistema di funi metalliche, contrappesi e pulegge, viene manovrata la posizione degli scambi e dei segnali a disco posti a protezione dell'impianto. Sulla facciata della stazione è appesa, spesso inutilizzata, la lavagna su cui scrivere col gesso i treni effettuati o soppressi. Queste stazioni servono tratte in cui vige il regime del giunto. Le corse dei treni vengono controllate, come un tempo, attraverso comunicazioni telefoniche. Il viaggio prosegue verso Catanzaro. Ci fermiamo a Marzi, Parenti, Carpanzano, Colosimi, Bianchi, per arrivare finalmente a Soveria Mannelli, l'impianto più importante della linea gestita dal DCO. Thank you.
qua, un settore dentale. Siamo fermi in stazione. Ciao. Stanno montando le pensiline qua, si fa rifare. Stanno facendo delle scuole. Provincia di Cosenza e Catanzaro.
L'ampio piazzale accoglie 4 binari di stazione, oltre a vari tronchini rimesse per le automotrici che sostano qui la notte per effettuare i treni del mattino per Cosenza e Catanzaro. Il nostro viaggio prosegue verso il capoluogo catanzarese a bordo delle più moderne automotrici del gruppo M4 400 Fiat. Alla fine degli anni 80, alle ferrovie calabro-lucane si manifestò la necessità di un rotabile che sostituisse, o almeno affiancasse, le antiquate automotrici M2 Breda. Fu così coinvolta Fiat Ferroviaria, che affidò il progetto M4 agli stabilimenti della Ferrosud di Matera. La prima serie, numerata a 300, fu consegnata nei primi anni 90 al deposito FCL di Bari. Le automotrici divennero parte del parco rotabili ferrovie Appulo-Lucane dopo la scissione. Le M4 ebbero subito successo, raccogliendo degnamente il testimone delle M2 che nel frattempo sulle FC venivano dotate di motore Manfoit. Per quanto riguarda le ferrovie della Calabria, il primo ordine riguardò le 350C. Che sostituirono gli spintori, indispensabili per le M2 sprovviste di cremagliera, nella tratta tra Catanzaro Pratica e la stazione di Catanzaro Sala. Si ridussero così di gran lunga i tempi di percorrenza, che fino ad allora erano dilatati dalle operazioni di aggancio e sgancio degli spintori. Degno di nota lo stato di servizio quasi perfetto di queste automotrici, che hanno all'attivo pochissimi guasti di rilievo in molti anni di servizio anche sulle linee impervie della FC. E nonostante la prospettiva dell'acquisto di nuove automotrici da parte delle FC, il loro futuro non sembra messo in discussione, grazie alla loro attitudine su linee meccanicamente stressanti, come la Catanzaro-Lido-Catanzaro-Città. La M4 eredita dalla ALN663 alcune caratteristiche di tipo estetico, come la forma spigolosa, quasi quadrata, e gli interni, identici a quelli originari della 663 e di tipo tecnico. È evidente la somiglianza del banco di guida. A bordo di queste automotrici non è difficile trovare componenti marchiati FS. È una scelta dettata dalla necessità di trovare più facilmente i pezzi di ricambio. La difficoltà nel reperire i ricambi, infatti, sta letteralmente soffocando il gruppo M2, per il quale si è reso necessario sostituire i motori per aumentare, seppur di poco, la reperibilità dei ricambi. La M4, predisposta per lo scartamento ridotto 950 mm, dispone di un rodiggio BB che le consente di filare agevolmente nei punti più ardui del tracciato. L'energia è fornita da due motori Iveco a 6 cilindri, posizionati tra i perni delle ruote e collegati ognuno a un carrello, mentre nelle 350C, dotate di sistema per la trazione a cremagliera, la ruota dentata è posta in corrispondenza degli assi estremi 1 e 4. La trasmissione è idromeccanica con cambio a 5 marce, proprio come nelle automotrici FS. Della linea Cosenza-Catanzaro-Lido, la tratta Decollatura-Catanzaro-Città è stata fra le ultime ad essere aperta all'esercizio il 18 giugno 1934. A Serra Stretta è ricoverata la locomotiva a vapore 502 in attesa di un futuro migliore. E ancora, Carlopoli, San Pietro Apostolo, Gimigliano, tutti paesi caratteristici, posti a un'altitudine tra gli 800 e i 1000 metri sul livello del mare, dove si vive ancora a misura d'uomo, lontano dalle congestioni e dai rumori assordanti. Qui aria pura e sorgenti chiare e fresche in abbondanza si uniscono ai prodotti tipici, di tradizione antica. Per visitarli il mezzo migliore è proprio il treno delle Ferrovie della Calabria. Quando nevica il treno diventa indispensabile, al punto che i suoi utenti ci dicono che è l'unico mezzo di trasporto che funziona quassù, comodo e puntuale. Scopriamo con meraviglia che in ogni stagione chi viaggia in questi luoghi suggestivi sul treno 3 delle 6:56, in partenza da Gimigliano, sono essenzialmente impiegate, insegnanti, cameriere, che scendono a Catanzaro per lavoro e che il treno 8, incrociante in partenza da Catanzaro per Soveria Mannelli delle 7:02, è il treno dei lavoratori in corsa verso la montagna, verso i paesi della Presila. Paesi ricchi di storie e tradizioni, dominati da vecchie abbazie come Santa Maria del Corazzo in territorio di Carlopoli e da nuovi santuari come quello di Santa Maria di Costantinopoli a Gimigliano.
Località come Soveria Mannelli, adagiate su dolci colline, oppure arroccate su rupi e montagne, strategicamente protette dalle scorrerie saracene che imperversavano ai tempi in cui furono costruite. Questa linea non è meno attraente di quella silana. Piccole valli, dove domina la macchia mediterranea con querceti e boschi di castagni, sono attraversate con percorso tortuoso dalla strada ferrata e dal fiume Corace. I grandi castagni di oltre 300 anni si possono incontrare sulle pendici del Monte Repentino, che degradano verso Decollatura, in particolare in località Colloandro di Tomaini. Il santuario di Porto. Porto si trova sulle rive del fiume Cara, il cui antico nome Crotalus significava fiume mormorante o fiume dei corvi. Un tempo navigabile, il corso d'acqua, con l'andar del tempo e con l'estrema variabilità della portata, si è ritirato, formando il larghissimo greto proprio in località Porto. Si è creata così, in modo naturale, una zona adatta alla coltivazione degli orti e all'allevamento di